Da parte di Rosanna Vaudetti, buonasera, buonasera a tutti e grazie. Grazie. E benvenuti nella mitica Rotonda a Mare, luogo simbolo di Senigallia. Benvenuti a questa due giorni nel nome del grande maestro Gualtiero Marchesi e vorrei che il primo applauso fosse proprio per lui. Grazie maestro. E vorrei salutare tutti voi, ma per farlo bene vorrei accanto a me Michela Fioretti, direttrice di Marche Expo, mi puoi dare una mano gentilmente tu che sei di casa. Grazie Michela. Grazie Rosanna per aver accolto il nostro invito. Io saluto tutta la platea e gli intervenuti e in particolare vorrei fare dei ringraziamenti, vorrei rivolgere un saluto e un grazie sincero al maestro Cavalier Gualtiero Marchesi, vorrei ringraziare i rappresentanti della Fondazione Gualtiero Marchesi, il dottor Enrico Dandolo, amministratore unico, la dottoressa Lucrezia Dandolo Marchesi, la direttrice della Fondazione Anna Prandoni e altri ospiti illustri, saluto Francesca Petrini, vicepresidente CNA Nazionale Alimentare, saluto la senatrice Silvana Amati, saluto e ringrazio Fabrizio Volpini, presidente della quarta commissione della Regione Marche, saluto i rappresentanti del GAC, del gruppo di azione costiera Marche Nord, in particolare la vicepresidente Paola Cursi e l'architetto Dani Luzzi, il coordinatore. Saluto inoltre i rappresentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Alfredo Panzini, saluto i nostri chef stellati Mauro Liassi e Moreno Cedroni e porto i saluti e approfitto per salutare anzi Domenico Guzzini, il presidente appunto della Guzzini e saluto altri ospiti che ho piacere, insomma, abbiamo piacere di avere a Senigallia, in particolar modo Giorgio Grai e Cino Tortorella. Saluto inoltre il direttore di Rai 3, Giovanni Iannelli, spero di non aver dimenticato nessuno, vi auguro una buona serata, grazie. Grazie Michela, grazie mille, grazie. Senigallia, regina del turismo nelle Marche, la città più evoluta per quanto riguarda accoglienza, attività, spettacoli e ristoranti. Con il premio Città di Senigallia, Gualtiero Marchesi, maestro indiscusso, ambasciatore della cucina italiana nel mondo, debutta l'edizione zero del progetto Cucina e Cultura Mediterranea, fortemente voluta e promossa dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CNA Marche, finanziata dal Gruppo di Azione Costiera GAC Marche Nord, patrocinata dal Comune di Senigallia con la collaborazione della Fondazione Gualtiero Marchesi. Ogni anno, dal prossimo anno in poi, verrà individuato un giovane cuoco emergente proveniente dai migliori istituti alberghieri nazionali e internazionali, da una giuria presieduta dal presidente della Fondazione Marchesi. E con lui sarà premiato anche un personaggio del mondo della cultura, come a dire, come un noto slogan, il buono e il bello. Sarà premiato il cuoco che avrà saputo esprimere al meglio le potenzialità del territorio, con una cucina basata sui prodotti tipici locali. Infatti, il premio ha l'obiettivo di valorizzare Senigallia e le Marche come terra d'eccellenza della gastronomia, grazie alla presenza di significative realtà nel campo della ristorazione, della cultura didattica, della produzione di materie prime agroalimentari e ittiche, dell'Istituto Istruzione Superiore Alfredo Panzini, due chef stellati e osterie e bistrò di nuova generazione che hanno saputo coniugare tradizione e materie locali. Nel nostro mare, signore e signori, noi abbiamo l'oro e non alludo al petrolio, alludo al pescato locale e il pescato locale diventa protagonista in questo evento.
in questo evento dedicato alla buona tavola e alla cultura enogastronomica, perché il progetto è espandere il prodotto ittico nazionale, il pescato povero, al mercato nazionale e al mercato internazionale. L'obiettivo che ci sta più a cuore è questo. E noi vogliamo coinvolgere questo, questo progetto, tutte le associazioni dei pescatori, l'associazione culturale, gli istituti scolastici, gli chef e i ristoranti. Ma meglio di me sarà il sindaco di Sinigaglia a spiegarvi questo progetto e a porgere il suo saluto. Il signore e signori, il sindaco Maurizio Mangialardi. Buonasera a tutti, grazie Rossana, grazie per la presenza. Michela ha salutato e io abbraccio all'interno di questo contesto forse unico, guardatele, o questo è il ponte di una nave o è la rotonda mare di Senigallia, poche altre località hanno questo tipo di suggestione, ma noi oggi siamo onorati. Onorati e particolarmente orgogliosi di poter conferire un riconoscimento di questa città che Rossana Baudetti ha cercato di raccontare, una città che si è evoluta, che ha pensato che il blasone di tanti anni fa, quello legato forse a questo luogo, forse alla spiaggia di Velluto, forse anche no, a quella modalità di accedere al turismo fosse superata. E ci siamo messi fortemente in discussione, perché fermarsi, e lo dicevamo prima, a Villa Sorriso o le nostre manifestazioni di allora come Giochi senza frontiere erano solo una marcord. E allora è una città che si è ripensata, una città che ha riqualificato il suo centro storico, e oggi siamo la prima città delle Marche dal punto di vista turistico. L'anno scorso, nonostante le difficoltà legate all'evento alluvionale, abbiamo fatto 1 milione di presenze, e quest'anno, aiutati anche dal tempo e dalle situazioni che ormai sono reiterate, che vanno dal Caterraduno al Summer Jamboree al Festival del Giallo e alle tante iniziative che ci sono, insieme con il resto del territorio riusciamo a proporre Senigallia e le Marche fuori dai nostri confini. E allora poter assegnare un presente, un premio all'ambasciatore della cucina italiana nel mondo, e averlo qui per noi è un grandissimo onore, perché noi siamo evoluti da quella recensione dei primi anni 80 che sta molto a cuore al nostro consigliere regionale. A un certo momento sull'Espresso, ricordando e richiamando un luogo di Senigallia che si era un po' distinto, diceva: in una sciatta cucina senigalliese questo locale emerge. Oggi siamo un'altra cosa. Oggi abbiamo gli chef stellati, abbiamo una enogastronomia che si è fortemente evoluta, non abbiamo più il vino con il bisolfito di allora, abbiamo delle grandi cantine e delle grandi etichette, e lo si è fatto anche grazie a un grande investimento. Noi abbiamo investito nella nostra scuola, abbiamo investito nel Panzini. Ho visto prima il preside che è stato protagonista di questo grande mutamento, di una scuola sulla statale adriatica, una scuola che era quelle di risulta, e invece è diventata protagonista nella regione per quello che è stato in grado di mettere a disposizione di questa città, ma dell'intera regione. I chef stellati passano attraverso quel percorso, ma non solo loro, perché poi loro, Moreno e Mauro, sono due amici e hanno fatto un altro grande elemento che hanno messo a disposizione di tutti.
hanno contaminato. Penso, maestro, che sia la missione quella di contaminare, permettere di innalzare il livello. Loro l'hanno fatto attraverso la nostra scuola e oggi l'alberghiero Panzini è diventato un istituto tecnico, è il riferimento delle Marche in ambito della scuola alberghiera. Ora te lo dico anche senza conflitto di interessi, io sono il presidente dell'Anci Marche, quindi rappresento tutti gli altri comuni, so che nessuno vede l'antagonismo, perché noi dobbiamo lavorare in sintonia e in sinergia. E allora che questa città possa riconoscere un premio, noi, maestro, siamo onorati solo per questo gesto. Poi, siccome gli orizzonti, quelli che vengono posti illimitati dal nostro mare, devono metterci nelle condizioni di reiterare i processi, ecco che se avessimo la grande occasione di valorizzare i migliori delle nostre scuole, parlo delle scuole alberghiere italiane, e far sì che in questa città venga riconosciuto attraverso un rapporto con la fondazione e si possano individuare i migliori, penso che lasceremo un grande segno alla nostra nazione, una nazione che si deve mettere in discussione e pensare che dalla terra, dal mare e dalle mani e da quella genialità ci possa essere la prospettiva e il futuro. Ecco, noi la pensiamo così e oggi vuole essere veramente una data zero di un percorso che sono sicuro, insieme, attraverso le nostre eccellenze e attraverso queste disponibilità, può avere un futuro roseo o azzurro come il nostro mare. Grazie davvero di cuore, grazie. Adesso vedremo un video insieme. Thank you.
e l'applauso al regista Lorenzo Cicconi Massi, che credo sia presente. Abbiamo il piacere di avere con noi la vicepresidente del CNA nazionale, Francesca Petrilli, e vorremmo averla con noi. Grazie, dottoressa. Grazie, grazie a tutti e buonasera a tutti quanti. È intanto un onore immenso essere qui questa sera, e quindi anche personalmente devo dire, e sono molto emozionata, primo perché davanti a me ho una grandissima personalità, il maestro dei maestri, il cavalier Gualtiero Marchesi, e secondo perché sono qui in veste di appunto vicepresidente nazionale della CNA alimentare. Ora, dovete sapere che la CNA è appunto la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, è l'ente promotrice di questo evento, che ha fortemente voluto. La CNA a livello nazionale conta su più di 41.000 aziende del settore dell'agroalimentare, esclusa l'agricoltura, e rappresenta l'8% sul totale appunto delle aziende iscritte in Camera di Commercio, che sono circa 500.000, e quindi sono numeri importanti. Anche a livello regionale ci difendiamo molto bene, perché l'impresa dell'artigianato alimentare rappresenta il 6,5% sul totale delle imprese artigiane e il 26,7% sul totale delle imprese alimentari. Quindi questo significa che siamo molto presenti a livello regionale, ma addirittura l'incidenza è superiore, nettamente superiore a quella italiana, alla media italiana. Questo cosa significa? Significa che abbiamo una regione molto importante da un punto di vista agroalimentare, una regione anche attiva, lo ha dimostrato anche il recente Expo e tuttora ovviamente con una presenza significativa. Significativa anche perché la Regione Marche ha portato all'Expo i suoi due primati, il fatto di essere la regione più longeva, non solo a livello italiano ma a livello europeo, questo anche grazie all'alimentazione, e la regione più manifatturiera rispetto alle altre regioni italiane, quindi insomma una regione importante. Io sono qui anche per ringraziare il maestro, perché appunto maestro è colui che insegna, perché lei ci ha insegnato tanto. Io sono una modesta produttrice di olio e quindi ringrazio, perché abbiamo imparato molto. Abbiamo imparato molto perché la cucina appunto non è solo metodo, tecnica, tecnologia, eccetera, ma è arte, è cultura, e lei questo ce l'ha insegnato. E anche salute, perché lei ha dimostrato e ci ha insegnato che bisogna curare molto anche gli ingredienti, la materia prima, la forma e sostanza, come dice lei. Nel suo sito c'è una sua enunciazione bellissima. Lei dice che la cucina è già di per sé scienza, dice sta a noi chef renderla arte. Ecco, questo è meraviglioso, perché sposa in pieno anche la filosofia di noi piccoli artigiani. Anche noi ci teniamo quando dobbiamo fare, non so, una bottiglia d'olio, una bottiglia di vino, un pacco di pasta. Non ci basta solo, no, mettere in moto una macchina, ma ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la passione, ci mettiamo la voglia e il piacere che il consumatore apprezzi tutto questo, quindi anche tutto quello che riguarda la sfera dell'intangibile, le emozioni, le sensazioni, le percezioni. Quindi io porto i saluti della CNA tutta e complimenti maestro per questo grande riconoscimento. Grazie, grazie al sindaco per ovviamente averlo ospitato. Buonasera. Grazie, ora vediamo un video. Scusate, lanciamo il video del presidente nazionale della CNA, che ovviamente ci teneva a fare i suoi auguri. Grazie. Grazie. Cari amici di Sinigalia, cari amici di CNA Marche,
Cari amici della Buona Cucina, sono Mirko Della Vecchia, sono qui a casa mia nelle Dolomiti e vi porto i miei saluti come presidente nazionale di CNA Alimentare. Vi faccio un gran complimento per questo premio Città di Senigallia che avete deciso di istituire e soprattutto per il tema di quest'anno, la cucina, e che dire, del premiato il maestro dei maestri Gualtiero Marchesi, che spero che ancora per tanti anni ci aiuti a diffondere quello che è il saper fare italiano, la buona cucina italiana che abbiamo bisogno, grazie a eventi come quelli di Expo di quest'anno, di recuperare. Faccio un grande saluto anche alla Francesca Petrini, che insomma è membro di presidenza di CNA e so il grande impegno che porta per la cucina italiana nel mondo. Grazie a tutti, ciao! E ora entriamo nel vivo della nostra serata con la tavola rotonda. E allora io vorrei chiamare gli ospiti e i relatori. Alberto Ciappatti, storico della cucina e della gastronomia. Grazie di essere con noi. Luca Vercelloni, storico dell'alimentazione, esperto di marketing alimentare e scrittore. Carlo Giuseppe Valli, esperto di marketing e di industria, scrittore. E Corrado Piccinetti, Università di Bologna e studio oceanografico di Fano. Con questa tavola rotonda, la cucina totale, i prodotti agroalimentari e il pescato locale come veicoli di promozione turistica e di identità del territorio, con il premio a Gualtiero Marchesi e la lezione magistrale che terrà domani per gli allievi dell'Istituto Alberghiero, si intende dimostrare come il cibo, inteso in senso totale, incida sulla identità e sullo sviluppo turistico locale. Si parte dalle nostre eccellenze enogastronomiche per arrivare all'arte, alla cultura, al tessuto imprenditoriale e alle bellezze naturalistiche. Il primo a prendere la parola sarà il professor Alberto Ciappatti, che ha insegnato storia della cucina e della gastronomia all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di cui è stato anche il primo rettore. Fa parte del comitato scientifico di Casa Artusi, ha diretto i mensili La Gola e Slow, e fra le sue opere recenti l'edizione commentata della Scienza e Cucina dell'Artusi e Storia della Cucina Italiana dal 1945 al 2000. Alberto Ciappatti. Preferisco invece che cominciare con dei complimenti o dei sorrisi e via dicendo, parlare di un incubo. Il mio incubo ha un enorme barattolone di Nutella in mezzo, ha un bottiglione di Coca-Cola che svetta nel cielo. Il mio incubo ha decine, centinaia di cuochi affranti, di cui alcuni incontrati nei tornelli, reduci ovviamente da sfilate assolutamente numericamente colossali, i quali non si capacitavano. Il nostro futuro, se il nostro futuro è questa cucina totale, bisogna dire che il nostro futuro è già finito male. E allora voglio ritornare qui a Senigallia per dirvi che tutto sommato, tre giorni dopo questo incubo ripetuto, perché per di più gli incubi durano nel campo della storia alimentare, ho ritrovato un po' di pace storica. E per me ritrovare la storia è anzitutto ritrovare la memoria. La memoria di cose che non esistono più. Ogni volta che passo in corso 22 marzo, sia perché sono reduce da una pasticceria lì vicina, sia perché vado all'aeroporto di Linate, vedo una chiesa, non vedo altro dietro la chiesa, ma so cosa c'era un tempo, era il ristorante di Gualtiero Marchesi. Che cos'è la memoria? In questo caso la memoria è semplicemente una capacità di
rinnovare, attizzare, ripensare, rimuginare qualcosa che non esiste più. Eppure esiste. Esiste perché ogni volta che io faccio quel percorso, il mio sguardo volge verso sinistra, non volge verso il mercatino che è rimasto sciocco, tutto sommato, di quella piazzetta, ma si rivolge verso la Chiesa che, ai miei occhi, è un enorme ristorante, è un enorme ristorante sotterraneo. La memoria io l'ho ritrovata qui nel volto di moltissimi testimoni che hanno accompagnato, hanno fatto parte della storia di Marchesi. Ovviamente testimoni ben vivi, non come il predetto ristorante. Nello stesso tempo testimoni che sono una parte fuggevole della storia che noi intendiamo scrivere o che forse scriveremo a questo proposito. E calo nella storia. Ho voluto proprio parlare di storia proprio perché in quel luogo assurdo dove c'è una R, una H e una O che non appartengono a nessun toponimo lombardo decente, in quel luogo assurdo io veramente non ve l'ho vista e non ve l'ho vista in nessuna sua declinazione. Mentre quando devo parlare di cucina italiana, e ne ho parlato nel mio ultimo libro, è ineludibile che a un certo momento la storia, che Gualtiero Marchesi sia presente, sia fuggito con uno strumento musicale nel più improbabile dei paesi, oppure che sia qui ad ascoltarmi, la storia in questo caso apre un capitolo e apre il capitolo di Via Bonvesin della Riva. È un capitolo che per i lombardi e per i milanesi che vi vivevano è un capitolo strano. Indubbiamente se molti milanesi, e qui ho visto l'amico Eugenio Medagliani che è uno dei milanesi a me più cari, se molti milanesi riconoscevano in Via Bovesin della Riva un luogo importante, e non solo dei milanesi ma anche dei francesi, delle guide francesi e via dicendo, Milano era straordinariamente sorda a quell'epoca, era sorda ai problemi della cultura. E diciamo che il ruolo di Marchesi, prima ancora che insegnare un certo tipo di cucina elaborata mediando, elaborata riflettendo, è stato un ruolo di promuovere e lanciare la cultura gastronomica in quanto tale, in quanto edibile, mangiabile e via dicendo. E così quando si raccontava dei piatti che voleva ridisegnare o dipingere, degli arredamenti del suo locale e via dicendo, non si parlava più di cibo. E quando invitava, e qui è una sorta di ricordo personale, quando invitava, siamo nell'82-83, la stampa, la stampa è sempre affamata, è affamata comunque di alcune novità, che le novità piacciono o non piacciono, la stampa è affamata, e quando invitava la stampa e ci serviva una sorta di cassola strambissima, tirata dalla memoria di un Derrida o di uno strutturalista francese, in cui la foglia di cavolo era stata appena sbollentata, la costina di maiale vi riposava sopra e tutta questa cassola era stata destrutturata, ristrutturata e ripensata. Io non riesco a ricordare e soprattutto a scrivere storicamente di Gualtiero Marchesi se non in questa chiave, che è una chiave, voi direte, surreale, una chiave che non ha niente a che vedere con la lista concreta dei piatti che mi propone,
con l'assaggio e il via dicendo, ma è una chiave che globalizza il suo pensiero in un momento in cui, se cucina totale è quella sorta di triste fiera che vi ho descritto, la cucina totale che noi vogliamo dovrà fare appello indubbiamente a molte discipline, a molti pensieri e soprattutto una grande capacità di memoria, memoria verso i presenti e memoria verso gli assenti. Grazie professore, grazie. Luca Vercelloni è esperto di marketing alimentare, ha scelto come mestiere quello di occuparsi dei gusti altrui. Parallelamente all'attività professionale svolta nel campo della ricerca e della consulenza, ha sviluppato un approfondito interesse per gli aspetti sociali e culturali del cibo, che ha fatto materia di studio e insegnamento. Tra le sue opere, La modernità alimentare e La tavola imbandita, storia estetica della cucina, in collaborazione con Gualtiero Marchesi. È fondatore di Brand Royale, agenzia italiana di ricerche di mercato e consulenze strategiche. Luca Vercelloni. Grazie a tutti. Io vorrei, invece di parlare del passato, parlare del futuro. La mia professione si occupa di sostanzialmente di capire come vengono a formarsi le predilezioni dei consumatori e quindi inevitabilmente le fonti di informazione su cui le nostre opinioni sul cibo, su quello che è desiderabile, su quello che è preferibile, su quello che è buono da mangiare, buono da pensare, come si diceva un tempo, vengono a formarsi. E sono molto onorato di prendere parte a questa manifestazione perché condivide le mie idee su quello che dovrebbe essere l'informazione gastronomica oggi. Non vorrei gettare acqua sul fuoco, ma quello che mi preme sottolineare è che la battaglia non è vinta, anzi, tutt'altro. Le fonti di informazione oggi che arrivano agli aspiranti gastronomi o i sedicenti buongustai sono sopraffatte da altre e diverse, di diversa angolazione, fonti di influenza di informazione appunto. Pensiamo a MasterChef, pensiamo alle guide gastronomiche, pensiamo a tutte queste pubblicazioni che vanno a premiare esattamente il contrario di quello che questa manifestazione si ripromette. Mi spiego meglio. Adesso non ricordo esattamente l'anno, ma ci fu un anno in cui una sciagura si abbatté sugli nostri appetiti, che ha un nome e un cognome e si chiama Ferran Adrià. Per carità, io ho mangiato nel ristorante di Adrià e come tutti quelli che ci sono capitati mi sono estasiato, stupito, mi sono deliziato, ma il lascito di questa lezione è stato tragico, nel senso che il principio di Ferran Adrià era esattamente l'opposto di quello che ci ha insegnato Gualtiero Marchesi. Per Ferran Adrià lo scopo della cucina, parlo della cucina stellare, di quella premiata dalle guide, di quella in cui noi dovremmo aspettarci il massimo del piacere gastronomico, non era centrata sul protagonismo della materia prima, quindi sulla bontà degli alimenti, che anzi erano assolutamente irriconoscibili, ma era sul fatto di stupire e divertire. Quindi la cucina diventava spettacolo, non era più cultura, ma era una forma di intrattenimento, la stessa che guida trasmissioni di successo planetario come MasterChef, in cui non si mangia, semplicemente si guarda. Quindi il cibo è fonte
di pura e semplice contemplazione spettacolare. E ovviamente l'ingrediente è il grande assente. Quindi una manifestazione come questa ha il grande merito di rimettere al centro del discorso gastronomico la materia prima. Ieri sera io ho cenato da Uliassi, non voglio far torto a Cedroni che ammiro allo stesso modo. Ebbene, il rombo sapeva di rombo, il piccione sapeva di piccione, ma il merito dello chef era stato di trasformarli in qualcosa di ancora più buono, di ancora più appetibile, di ancora più desiderabile. Ma c'era al fondo il rispetto della materia prima, la stessa che è stata il cardine della cucina di Gualtiero Marchesi. Non è sempre così, perché se voi stilate, guardate le guide gastronomiche, trovate alla cima, alla vetta dei ristoranti migliori del mondo, ristoranti in cui quella che è premiata è la creatività, la fantasia, insomma, gli stessi principi che guidavano Ferran Adrià, che non a caso poi ha chiuso, perché dopo un po', tra provocare una provocazione e l'altra, alla fine finisce la storia, non si può andare avanti all'infinito. E quindi sostanzialmente ci sono due scuole di pensiero oggi che si combattono, e questa che difende la biodiversità, che difende il territorio, che difende le risorse del territorio e chi poi le riesce a valorizzare, a farne materia di eccellenza, a farne promozione culturale, è una scuola, ma tenete presente che ce n'è un'altra che va in direzione opposta, in cui l'unico principio è lo spettacolo, è il divertimento, è la sorpresa, in cui la materia prima praticamente è dimenticata. Quindi io mi auguro che questa manifestazione non solo abbia successo, ma abbia anche seguito e si affianchi ad altre manifestazioni, ad altre forme di informazione che seguano la stessa via. Grazie. Grazie, professor Vercelloni. Carlo Giuseppe Valli, consulente e docente di marketing, membro dell'Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, ben noto per la sua conoscenza di tradizioni popolari e storie degli alimenti. A lui si devono moltissimi volumi, tra cui Marchesi si nasce, storie di cibi e di ambulanti, di voci e di parole al tempo della cultura della fame, vini e miti, vincitore del premio Cesare Pavese. Carlo Giuseppe Valli. Signori, buonasera, è un piacere essere qui a Senigallia in un momento di questo genere per salutare e festeggiare un amico così valido che ha segnato e segna la vera storia della cucina di oggi. Allora, diciamo che fondamentalmente noi tutto sta cambiando oggi nel mondo e anche nel mondo della cucina. I riferimenti sono sotto gli occhi di tutti, li possiamo vedere facilmente. Non è che la cucina cambia nelle sue strutture, nella forma, nel modo di essere, sul modo di mangiare, nel linguaggio. Lo vediamo. Sono discorsi che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. Certo, i cambiamenti in cucina sono sempre venuti. Non c'è secolo che non abbia avuto i suoi cambiamenti. Pensiamo ai grandi avvenimenti storici, non so, dalla caduta, alla cucina della caduta, alla caduta di Roma, pensiamo alla cucina rinascimentale o alla cucina francese. Insomma, ce ne sono, alla cucina borghese, da ultimo anche alla cucina di Marchesi, ma insomma questi cambiamenti credo che non siano stati mai, non abbiano mai avuto la portata del cambiamento che noi oggi stiamo vivendo. E lo vediamo tutti i giorni, ripeto. È un cambiamento dovuto a un'accelerazione così rapida che sta accadendo intorno a noi, che tutto cambia senza quasi che noi riusciamo veramente ad accorgercene. Questa accelerazione cosa comporta? Comporta evidentemente che ci sono dei malesseri anche nel campo della cucina e nel campo di chi consuma cucina e di chi fa cucina. Noi vediamo che
assistiamo così a delle trasformazioni nel modo di essere, nel modo di vivere, no? Pensiamo ai tempi della nostra cucina. Noi oggi abbiamo una cucina che si è ridotta anche nelle piccole cose, nel tempo. Noi vediamo che il tempo in cucina non esiste quasi più, dai famosi le famose tre ore di una quindicina di anni fa, di una decina di anni fa, siamo arrivati alla mezz'ora di adesso. Noi vediamo che le famiglie sono diminuite nel numero dei loro membri, più del 50% delle famiglie italiane sono delle famiglie di due persone. Esistono i fenomeni dei single, in sostanza ci sono pochi meno giovani e molto più anziani, quindi sta cambiando molto questo. Naturalmente il 40%, dicono le statistiche, dicono le ricerche di mercato, mi sembra una cifra un pochino alta, ma il 40% delle persone a mezzogiorno mangia fuori casa, e magari nelle grandi città, io penso, perché l'Italia è poi un paese così agricolo che è difficile pensare che questa cifra sia vera. Ma comunque le ricerche parlano di un 40%, se non è un 40%, certamente è una percentuale estremamente elevata. Quindi la gente mangia a casa soltanto la sera e soltanto alla fine settimana, se non esce per il weekend. Quindi il tempo che si passa in famiglia è molto poco. Il tempo dedicato alla cucina, abbiamo visto, si è ridotto, perché naturalmente le donne ci sono evolute, quindi lavorano nelle attività lavorative, stanno fuori casa, quindi non hanno più il tempo per poterlo fare. E gli stessi alimenti che noi abbiamo a disposizione sono diventati numerosissimi. Ci sono naturalmente la mobilità, gli scambi internazionali, le migrazioni, l'internazionalità dei prodotti, fanno sì, insomma, che i prodotti si nazionalizzino, in qualche modo si stereotipano, si perdono quindi di importanza proprio i nostri prodotti di base, che sono i prodotti della nostra terra, che sono la nostra grande ricchezza, perché l'Italia è certamente il paese più florido in fatto di prodotti di quantità e di varietà e di eccellenza dei prodotti. Diceva un cuoco francese dell'Ottocento che l'Italia è benedetta da Dio proprio per il numero dei suoi prodotti agricoli. Quindi tutto questo comporta un malessere evidentemente molto forte dal punto di vista del consumatore, un malessere molto forte, perché quelli che perdono di identità sono soprattutto i piatti simbolo, i nostri piatti simbolo. Questa mancanza di tempo, questa mancanza quindi di anche di pubblico in famiglia, e questo fatto che la cucina sia diventata un non luogo, cioè un fatto dove il prodotto transita in qualche modo, arriva già più o meno preparato, precotto, eccetera, eccetera, facilitato, no? Fa sì che non è più un posto dove si lavora la materia prima. Quindi tutto questo, dicevo, porta quindi a un grande malessere, a una grande perdita dei nostri prodotti simbolo, dei nostri prodotti di base. I nostri grandi piatti tradizionali vanno perduti. Quindi questo malessere esiste, perché da un lato quindi perdiamo una cucina e noi ne sentiamo il peso in maniera molto, molto forte. E credo che si spieghi anche così il fatto che la cucina oggi desse questo grandissimo interesse, no? Perché quello che è rimasto, per fortuna, ancora centrale, naturalmente, è il cibo. Il cibo in tutti i suoi valori, in tutte le sue valenze. Il cibo continua a essere un punto di aggregazione. Noi vediamo che oggi il cibo è diventato un punto con cui stiamo in compagnia, uno dei pochi punti ormai che ci consentono di avere una convivialità. E quindi noi sentiamo la perdita di tutto questo. Non solo, ma c'è una esigenza di sopperire in qualche modo a queste nuove esigenze che si vanno creando all'interno della cucina casalinga, diciamo, della cucina domestica. Quindi dei prodotti, noi cerchiamo dei prodotti che in qualche modo soddisfino, alleviano i nostri problemi, quindi prodotti appunto precotti, prodotti facilitati, eccetera, eccetera. E devo dire che l'industria, da questo punto di vista, così, soprattutto l'artigianato in Italia, l'artigianato è brillantissimo, curioso, eccetera, e quindi sta fornendo un contributo, credo, interessante. Ma sono tutti questi prodotti cosiddetti pronti, non hanno poi, dicono le ricerche,
quell'accoglimento che i fatti che ho appena elencato dovrebbero in qualche modo costituire. Quindi dobbiamo ammettere che sono prodotti quindi ancora alla ricerca di se stessi. Infatti vediamo che mentre un 40% della popolazione ritiene di aver bisogno di prodotti più o meno facilitati e pronti, noi vediamo che il mercato dei cosiddetti prodotti pronti non cresce molto, cresce di poche percentuali. È vero che è un mercato difficile da codificare, è un mercato formato da troppi, da una gamma di prodotti molto estesa, quindi è difficile fare delle statistiche puntuali. Però mentre noi vediamo che in qualche modo alcuni prodotti hanno all'interno di questa categoria non ben definita dei prodotti pronti, noi vediamo che alcuni settori, come per esempio il fenomeno delle verdure in busta, eccetera, ha un grande successo, così come altri prodotti che appaiono sugli spazi dei supermercati. No, ognuno di noi può constatare come quasi ogni anno aumenti lo spazio che il supermercato affida a questi prodotti. No? Però il successo di questi prodotti sembra più dovuto appunto al fatto che le persone, i consumatori, li vedono e quindi li provano in qualche modo, che non al fatto che ci sia una vera richiesta, una vera soddisfazione, una vera ripetizione, diciamo, nell'acquisto. Questo sta a significare quindi che da un lato esiste quindi la mancanza, la sensibilità, la perdita da parte di tutti noi, della nostra cucina normale, della nostra cucina abitudinaria, dall'altro però non è sopperita dai prodotti che finora... E credo che questa sia una grande sfida che in qualche modo paradossalmente, poi magari lo spiego meglio, ma paradossalmente fa sì che ci possa essere una collaborazione, credo, fra l'alta cucina e l'industria. E per l'industria intendo soprattutto anche l'artigianato, perché l'artigianato è più presente territorialmente, quindi più in grado di afferrare quelli che sono i punti di forza dei prodotti, che non un'industria molte volte senza vocazione o internazionale, eccetera eccetera. Quindi credo che ci sia questa possibilità di saldare questa dicotomia in futuro, in una situazione evidentemente tutta da creare ancora ed evolutiva, che sta proprio nella nuova missione che in qualche modo l'alta ristorazione riceve, che è quella di cercare di formare attraverso l'industria una nuova cucina del consumatore. Grazie mille. Corrado Piccinetti è professore associato in ecologia alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali all'Università di Bologna. L'attività scientifica che ha portato alla pubblicazione di oltre 300 lavori a stampa è stata totalmente rivolta alla ricerca biologica sul mare, alle problematiche della pesca e maricoltura. Come attività di divulgazione ha partecipato come esperto di biologia marina a diverse trasmissioni TV come Uno Mattina, Linea Blu, Linea Verde. Corrado Piccinetti. Grazie, buonasera a tutti quanti. Io vorrei entrare in quello che è un po' la finalità di questo progetto che ci è stato annunciato all'inizio, ossia quello di valorizzare il prodotto di questo territorio, vedere le sue caratteristiche, cercare di portare le caratteristiche anche a una diffusione più ampia, in modo che, conoscendo le differenze che ci sono tra i prodotti ittici fra di loro, sia possibile a un certo momento privilegiare o perlomeno utilizzare quelli di un territorio piuttosto che un altro. Questo è un discorso meraviglioso dal punto di vista teorico, ma molto difficile da applicare o da portare avanti. Perché questo? Perché innanzitutto stiamo attraversando in Italia una fortissima crisi del settore della pesca. La produzione della pesca italiana sta diminuendo notevolmente, negli ultimi 10 anni ha perso circa il 50% della produzione, la flotta è diminuita di oltre un terzo, il numero dei pescatori ha perso circa 15.000 unità. Quindi tutto questo fa sì che oggi del 1.100.000 tonnellate di prodotti ittici che vengono consumati in Italia, solo 200.000 tonnellate sono prodotte dalla pesca italiana. Poi c'è un 150-200.000 tonnellate, a seconda degli anni, prodotto dall'acquacoltura italiana. Il resto è tutto importato.
È evidente che in questo discorso, se noi cominciamo a dire quali sono le caratteristiche del nostro pescato, perché noi dobbiamo utilizzare del pesce che viene pescato nei porti o nella zona dell'Adriatico centrale, dell'Alto Adriatico, e non sia la stessa cosa di utilizzare quello che viene pescato nell'Atlantico o viene pescato nel Pacifico e poi viene magari congelato a bordo immediatamente, mantenuto congelato, surgelato e poi portato, cioè, perché ha delle caratteristiche diverse. Quali sono queste caratteristiche? Da cosa dipendono le caratteristiche di un organismo che vive nell'acqua? A differenza forse di quello che è un organismo che vive a terra, dove a un certo momento le influenze sono minori. Uno che vive nell'acqua, innanzitutto dall'acqua, c'ha tutto, tutti i suoi rapporti sono con l'acqua. Cosa vuol dire? Che la salinità dell'acqua determina la sua sapidità, la sua concentrazione di sale. Tutti sappiamo che un pesce d'acqua dolce è molto più delicato, non è sapido come quello che è un pesce di mare. E sappiamo anche che un pesce di mare pescato nei mari della Sardegna, dove la salinità è più elevata, o lungo la costa croata, con una salinità più elevata, ha un sapore diverso da quello che ha la stessa specie di pesce pescata lungo le coste marchigiane o romagnole. Ecco perché? Perché noi abbiamo una salinità diversa, una salinità più bassa. Uno dice, va bene, la salinità cosa ci incide? Ci incide che abbiamo un pesce, diciamo, che ha meno quel sapore forte che alle volte può piacere o non piacere, perché alle volte mi dicono, ti piace più il pesce del Tirreno o quello dell'Adriatico? Io dico, ognuno ha le sue caratteristiche. Si tratta di conoscerlo e di poter dire quale io voglio di sapore, cosa preferisco io. Dico, alle volte anche ieri in una riunione di acquacultori mi dicevano, le spigole, spigolo o branzino, come lo volete chiamare, oggi l'allevatore può dargli il sapore che vuole. Perché? Perché se lui me lo alleva in una valle del Delta del Po, a un certo momento le acque sono poco salate, quasi dolci, in genere se lui vuole mi crea uno spigolo un pochino grasso, ossia la fa muovere poco, gli dà abbastanza da mangiare, quindi viene una spigola delicata, che è ottima magari con un filo d'olio sopra, perché è delicatissima, quindi si può sentire il sapore. Però se io invece voglio una spigola con un bel sapore di mare, mi prendo una spigola degli stagni sardi, che sono sopra salati, a un certo punto me la cuocio come voglio cucinarla, ma non certo con bollita come magari la faccio al cartoccio, la faccio come voglio. Quella è una spigola con un sapore totalmente diverso. L'allevatore questo sta imparandolo e lo sta facendo. Noi adesso vediamo, e il pesce invece pescato ha la stessa influenza dei fattori ambientali. Perché allora a un certo momento noi diciamo quello, la salinità è facile determinare pur nella sua variabilità da una zona a un'altra, ma non è l'unico fattore, perché oltre alla salinità noi abbiamo la temperatura. Un pesce dei mari freddi, nord Europa, ha una consistenza delle carni totalmente diversa, il suo accrescimento è diverso da quello che abbiamo quando siamo nei mari caldi. Nei mari caldi cresce molto più veloce, raggiunge l'epoca della riproduzione, resta di taglia più piccola, però ha un sapore e una consistenza delle carni diversa, sempre che sia la stessa specie. Quello che vive da noi, abbiamo delle variazioni stagionali forti, quindi queste variazioni stagionali determinano dei ritmi di accrescimento, ma una variazione qualitativa che risente della stagione. Mangiare una triglia adesso in questo periodo o mangiare una triglia quando è aprile o quando siamo in pieno inverno è diverso il sapore, non è la stessa, pur pescata nella stessa zona, perché questa triglia ha un'alimentazione che si differenzia molto. E qui veniamo all'altro aspetto, perché il sapore di un organismo, le caratteristiche di un organismo dipendono da quello che lui mangia, ma soprattutto da quanto mangia. L'Adriatico, a differenza di tanti altri mari italiani e non solo, presenta delle caratteristiche di una produttività elevata. Cosa vuol dire? Gli apporti dei fiumi che vengono lungo la costa italiana, da quello che è l'Adige, il Po e così via, determinano un apporto di sali minerali forte, c'è molta produttività vegetale, fitoplancton, componente vegetale, componente animale, mangiano tanto. Voi pensate, adesso se voi domani finisce il fermo pesca in questa parte d'Italia, a un certo punto andrete a mangiare delle triglie, sentite queste triglie, quando voi le pulite sentite forse ancora un po' di unto nelle mani, quando voi le andate a squamare, se le volete squamare, perché? Perché hanno mangiato tanto, sono cresciute a razzo, queste sono nate ad aprile, maggio e adesso sono già arrivate a 12 centimetri, 13 centimetri di dimensione, proprio perché è un accrescimento rapido, sono grasse. E uno dice, sono grasse, cosa vuol dire? Vuol dire che se voi le fate alla griglia, le fate al rosto, le fate al forno, eccetera, restano morbide lo stesso, hanno un buon sapore. Se voi invece le andate a cucinare, magari che volete che vi prendano un sugo, non lo pigliano. È come le alici. Le alici è la stessa situazione. Le alici nostre, pescate qui dalle barche di Senigallia, di Ancona, diciamo di tutta la regione, che
sono, diciamo, molto più grasse rispetto a quelle che uno vuol dire un pesce grasso non è buono. No, ha una caratteristica diversa. Perché in Romagna, nelle Marche, c'è l'abitudine di fare le alici a scottadito, che uno a un certo momento nella ristorazione mi porta questo, perché le alici a scottadito a un certo momento si presta bene questo pesce che è un po' grasso e quindi rimane morbido. Fate quelle del Tirreno a scottadito, voi vedete che razza di roba secca, stecchita che vi rimane in mano, non è assolutamente mangiabile. A un certo punto provate a fare la pizzaiola e le alici nostre, non vengono mica bene. Ecco che allora si vede come le tradizioni, la cultura, le abitudini alimentari. Allora come facciamo noi a tramandare, a far conoscere a tutti quanti le caratteristiche di questi pesci? Le caratteristiche per cui lui un domani debba preferire o debba chiedere di mangiare quello che sono le triglie. Ma io dico le triglie, c'è la sogliola. La sogliola, diciamo, non voglio andare nella sogliola del nord Europa, io dico la sogliola dell'Adriatico. Perché costa molto più cara dell'altro, pur essendo più piccoletta, che ci sono del coso? Perché è di una delicatezza unica. Voi provate a mangiare, vi si squaglia in bocca in un certo senso, ma vi resta quel sapore delicato. Che non si... È la stessa cosa come... Tutti sapete che sapore c'ha il baccalà. Il baccalà ha un sapore forte, deciso. Il baccalà è un gradiforme, un parente del nostro merluzzo, nasello. Beh, se voi prendete il nasello, voi vi vedete... come nel ciclo biologico cambia il sapore. Il nasellino piccolo, quello da 20-22 centimetri, è un sapore delicatissimo, i bambini lo mangiano tranquillo, non c'è nessun problema. Quello che comincia a essere su 40 centimetri comincia ad avere un sapore più deciso, ma se voi mi prendete un nasello di 60 centimetri, c'ha il sapore di baccalà. Ecco che allora a un certo momento lo stesso pesce, la stessa specie, lo stesso mare, cambia il sapore perché con l'età, ma questo tutti lo conosciamo perché è la stessa cosa che noi vediamo da quello che è un vitello da latte, un vitellone, un bue o quello che sia, o un agnello e una pecora, ci sono, cambiano i sapori, e questo è. Però tutto questo molto spesso non è conosciuto, non è considerato. Ecco che allora dove noi potremmo arrivare a una soluzione di questo progetto, cercando di sviluppare il tipo di discorso, facendo conoscere le differenze, dicendo alla gente: guardate, se voi volete questo. E soprattutto quello che io dico, c'è una grandissima scuola di cucina, perfetto, ma questa scuola di cucina deve partire dalla materia prima. Conoscendo la materia prima la può predisporre, giocare, valorizzare, perché l'esperienza, la tecnica, la capacità professionale è quella che porta ad una diciamo realizzazione di quello che poi è un po' il risultato che noi tutti quanti vorremmo ottenere, quello di valorizzare il nostro prodotto, il lavoro dei pescatori della nostra zona e l'esperienza di chi lo prepara, di chi lo conosce e di chi ce lo fa gustare al meglio. E quello dopo avremo ottenuto il risultato di farlo conoscere sia nelle Marche ma anche fuori. Grazie. 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 Come vedete, delle argomentazioni molto interessanti, una tavola rotonda molto variegata. E io ora vorrei dare la parola a uno dei nostri ospiti, perché abbiamo con noi il regista e autore televisivo, nonché giornalista e esperto di enogastronomia, Cino Tortorella, che sta preparando un film molto importante sulla obesità. E vorrei che ci parlasse di questa nuova impresa. La signorina può dare il microfono? Grazie. Ah, c'è. Grazie. Io mi sto occupando di gastronomia da qualche decennio, da quando è un grande personaggio del cinema e del teatro italiano, mi ha incontrato a Roma e mi ha detto: senti, noi attori o imparamo a mangià o morimo. E da allora io ho imparato a mangiare, ho cercato di imparare. I miei maestri sono stati i grandi Veronelli e poi il Gualtiero Marchesi. E da quanto ci conosciamo, Gualtiero? Da quanto tempo ci conosciamo? Eravamo due bambini. E io sono stato anch'io da Ferran Adrià e non ne sono venuto fuori allegro e contento, però mi è capitato qualche tempo dopo per caso di pranzare con lui. Era novembre e ci siamo trovati da Cesare ad Albaretto della Torre, qualcuno conoscerà, nelle Langhe, e gli ho visto mangiare
i tagliarini con i tartufi sopra e gli altri piatti di Gualtiero, che avrebbe fatto anche Gualtiero, che aveva fatto Cesare, e vi assicuro che noi... era un altro. Grazie, Ciro, noi volevamo sapere di questo studio che stai facendo sull'obesità. Poco tempo dopo ha chiuso, forse dopo aver mangiato da Cesare. Ecco, io sto facendo una cosa molto importante, che mi piacerebbe se avesse un suo aiuto qui da questa manifestazione importantissima che voi state facendo. Io mi occupo appunto di gastronomia, pochissimi lo sanno, ma io ho scritto su grandi riviste, sulla più importante rivista di gastronomia, che si intitolava, purtroppo non c'è più, si intitolava Gran Gourmet. Ho scritto su Gran Gourmet per 14 anni, avevo una rubrica di 8 pagine e qualcuno, molti leggevano quella rivista, poi vedevano il nome dell'autore, diceva: guarda, questo si chiama come quello che fa cantare i bambini allo Zecchino d'Oro. E questa è una vecchia storia. E mi è capitato qualche anno fa di leggere una notizia che mi ha fatto stupire molto. Noi in Italia abbiamo il più alto numero di bambini obesi in Europa. L'obesità dei bambini italiani è al primo posto in Europa, e man mano che si scende al sud le cose peggiorano. Questa è una cosa incredibile, con un futuro per questi ragazzi che è davvero drammatico se le cose vanno avanti così. Questa è una cosa che si può superare con quelle che io chiamo le tre A. A come amore o attenzione da parte delle famiglie, A come attività fisica, A come alimentazione corretta. Basta questo per evitare a questi bambini un futuro assolutamente drammatico. Ecco, io ho deciso, sono anni che ci stiamo pensando e finalmente siamo arrivati abbastanza vicino a realizzare questo film che si chiamerà SOS, Save Our Son, aiutate i nostri bambini, come diceva la Obama. Mi piacerebbe che ci fosse un aiuto e un interesse anche da parte di questa vostra straordinaria manifestazione, organizzazione, così. Cominceremo abbastanza presto. Ci sarà tra i protagonisti di questo film, ci sarà anche un personaggio conosciuto in tutto il mondo che si chiama Topo Gigio. Qualcuno lo ricorda? Topo Gigio, tra l'altro, è diminuito di 8 centimetri nei vari anni, per cui può dare un aiuto in materia. Sindaco, è un invito a collaborare con la nostra organizzazione, che è creata da un personaggio che vive a Bologna, il dottor Catamo, non so se lo conosci, che è un ortopedico straordinario e che ha voluto creare l'organizzazione Amici di Mago Giulli. Ecco questo. Grazie, grazie. Volevo chiedere al professor Piciletti, ecco, il pescato povero locale sarebbe d'aiuto a questi bambini obesi, perché il pesce povero lo fa ingrassare, bisognerebbe ritornare a mangiare come mangiavano i bambini di una volta. Certo, ma qui bisogna anche dire che si sta facendo qualche cosa. C'è la nostra regione, la regione Marche, ha lanciato un progetto proprio per i bambini nelle scuole per fargli mangiare pesce, e proprio quel pesce che a un certo momento non ha una grandissima accettazione o diffusione nell'ambito dei consumi. Quindi c'è questa, sono alcune migliaia di bambini delle scuole delle Marche che, seguendo questo processo, gli fanno degli hamburger di pesce, del pesce preparato, spinato evidentemente, sfilettato quanto per i bambini, i quali lo apprezzano in una maniera notevole. Io
fatto l'esperimento, ho un nipotino e il nipotino mio mi mangia del pesce, basta dargli il pesce giusto, se uno glielo dà quello con le spine che deve faticare non va bene, ma se uno glielo dà pulito è una cosa che apprezzano moltissimo, dai crostacei, molluschi, tutto quanto. Lo mangiano con... Io parlavo soprattutto del pescato povero, quello che non è considerato tanto, invece poi stasera vedremo nel corso della cena che può essere presentato in, come alta cucina e in modo molto piacevole. Volevo sapere se qualcuno dei relatori o qualcuno dei presenti voleva prendere la parola, le nostre hostess porteranno il microfono. In questo caso il nostro steward, grazie. Io ho dimenticato di dire, scusate, ho dimenticato di dire una cosa molto importante che riguarda Gualtiero. Io ho conosciuto Gualtiero un po' di decenni fa, come dicevo, e ho scritto, tra le prime volte che ho scritto di gastronomia, ho parlato di Gualtiero. E c'è una frase che la posso dire, sì, perdonami, ma è una frase che ho fatto firmare da Gualtiero. L'umanità si divide in due categorie, chi la pensa come me e chi ha torto. Firmato Gualtiero Marchesi. Bene. Ecco, ascoltiamo, se si alza in piedi forse la vedo, le chiedo scusa se può, perché così visualizzano da dove parte la voce. Grazie. Va bene. Sì. Sono Guido Oldani, poeta, che non c'entro niente col cuoco. Si dice, di solito si dice io sono quello intelligente, ma insomma. Due cose, una è una domanda molto semplice, ma che dimostra il pesce, il pescato povero, qual è esattamente? Questa è una domandina che poi sicuramente mi rispondete in 30 secondi, perché mi interessa molto questo problema. L'altra invece è una considerazione su Gualtiero Marchesi in particolare, che è un amico al quale voglio molto bene, ma perché mi domandavo che cos'è questa funzione della cucina oggi, no? Questo incremento continuo di interesse, se uno apre il televisore, gira su 10 canali, 4 sono intorno a un fornello, eccetera, c'è qualcosa di strano, di anomalo. E mi veniva in mente, tra l'altro, in questi giorni, quando in Olanda ci fu, vi ricordate, quella, nei secoli passati, forse nel Settecento, forse quell'amore, quella passione che prese tutti per i tulipani, no? E c'erano delle famiglie che si rovinavano perché spendevano cifre con le quali oggi uno compra un appartamento per comprare i bulbi di un certo. Ecco, quindi noi siamo strani, tutti un po' matti, tutti, non solo noi poeti, anche gli altri, fortunatamente. E quindi c'è questa storia che è uscita dalle mani, che è esplosa, no? È bello che ci si rifletta, che io ho ascoltato un po' molta passione quello che avete detto, perché questo qui è un fenomeno, cioè oggi secondo me se ci mettiamo fra gli appassionati per il calcio e quelli per la cucina, secondo me vincono quelli per la cucina. È una battuta naturalmente, ma c'è del vero in questa. No, mi dicevo che cosa succede. E a me pare che stia succedendo, che sia successo questa cosa che provo a proporre. Se si sa, è noto che nell'evoluzione dell'essere umano si passa, da un punto di vista psicoanalitico, si passa dalla fase orale, vero, i bambini che ciucciano tutto, la fase anale, la fase orale, la fase, e fino alla fase fallica. E poi ci sono quelli che si fissano sulla fase orale, la suizione, nel succhiare dalla mammina, l'altra, la fase anale, e poi la fase fallica, notoriamente.
E poi c'è chi si ferma di qui, fissa qui, c'è quello che si fissa, e poi ci sono le regressioni. Io ho l'impressione che la nostra, il nostro sociale, la parola brutta, la nostra società, che stia regredendo man mano, per cui siamo passati dalla fase matura, diciamo, dalla fase fallica, siamo retrocessi a quella anale e siamo retrocessi a quella orale. Cioè noi viviamo solo con la bocca oggi, e questo secondo me spiega perché ci sia questo bisogno di oralità. Siccome non ce n'è un'altra fase ancora prima, secondo me a questo punto qui ci potrebbe essere il suicidio di massa. Ma invece, mi scusi, perché sto concludendo, e non è una battuta, ma il suicidio di massa secondo me viene evitato proprio da quelle menti pensanti artistiche e come Gualtiero che regalandoci delle idee alimentari salvano l'umanità. Ecco, questo fatto, se no chissà dove andremo. Quindi, grazie. Io volevo rispondere, il pesce, il pescato locale sono le alici, sono gli sgombri, ma anche le sogliolette piccoline che da noi, insomma, che non sono cresciute tanto, che in cui c'è molto scarto. Però vorrei dare la parola a Luca Vercelloni, che forse può rispondere lui, perché ha tirato in fuori il ballo la televisione, lei parlava di cucina per gioco. Ma sicuramente è un fenomeno che non ha precedenti, credo, quello che stiamo vivendo, nel senso che questa mediatizzazione della cucina, che ci preclude in realtà il rapporto orale col cibo, è puramente immaginario, è qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima e ha riscontrato un boom che è planetario, nel senso che è tale quale in Australia piuttosto che in India piuttosto che, e questo è un danno secondo me notevole a quella che è la reale cultura gastronomica. Per cultura gastronomica parlo di cultura materiale, quella che impariamo dai nostri genitori, quella che impariamo frequentando un territorio, quella che introiettiamo magari senza saperlo. Tutte queste sollecitazioni che ci arrivano da trasmissioni, guide gastronomiche, articoli sensazionalistici che precludono un reale rapporto esperienziale col cibo, sono sicuramente uno sfalsamento. Adesso io non sono uno psicanalista né uno psichiatra per classificare a quale stadio o a quale fenomeno riferirlo. Sicuramente è qualcosa che non fa parte del rapporto col cibo che finora l'umanità ha sperimentato. A me fa paura più della Nutella. Grazie, io dicevo che comunque noi stiamo vivendo in un mondo virtuale, no? La gente flirta attraverso internet, su Facebook, insomma è veramente un fenomeno molto strano, ci sarebbe da parlarne molto. Volevo sapere se i nostri relatori Capatti e Valli vogliono aggiungere qualcosa. La paura dell'oralità, c'è un'altra paura. Oggi si è parlato di prodotti e c'è stato un esame anche molto accurato dei prodotti ittici. In realtà la fase dell'oralità, chiamiamola così, è la fase di un trasferimento del sistema alimentare in un immaginario. E noi viviamo questo immaginario. Dovrei qui cominciare una sorta di lezione sui prodotti tipici immaginari che noi veneriamo e osanniamo, su questa sacralizzazione del prodotto tipico a livello mentale, a livello ipotetico e via dicendo. E quindi io tendo a ributtare questa così questa orrida massa di immagini e via dicendo
su un'esigenza di immaginario molto forte che contamina assolutamente tutti i livelli, compreso la tipicità e compreso quello che è la certificazione stessa del prodotto. Grazie. Dottor Valli, vuole aggiungere qualcosa? Credo che questa cucina spettacolo che noi, a cui noi siamo sottoposti, e tra l'altro alcune cifre sono veramente esemplificative, pensiamo che ci sono 50 trasmissioni televisive dedicate alla cucina, ci sono più di 1000 siti internet dedicati alla cucina, ecco. Tutto questo fenomeno è in parte perlomeno dovuto, a mio modo di vedere, proprio a questa sensazione più o meno inconscia di perdita di quella che è la nostra cucina tradizionale. Noi sentiamo che la cucina tradizionale ci sfugge di mano, cioè tradizionale intendo la cucina familiare, perché anche sulla tradizione bisognerebbe intenderci, perché la tradizione è una cosa breve, non è una cosa lunga, quindi noi non è che stiamo... che una ricetta, non so, di Mrs. Bugo o di Scappi sia tradizionale, insomma non esiste più, quindi la nostra tradizione risale a tre, può risalire a 3-4 generazioni. Comunque, a parte questo, io credo che le persone, tutti noi, sentiamo insomma, in qualche modo sfuggire questo tipo di cucina e non troviamo ancora un vero sostituto. Ecco, non troviamo, quindi questa preoccupazione fa sì che si ricerchi e quindi si ascolti attraverso gli chef, attraverso questi, tra l'altro Marchesi direbbe cuochi e non chef, no? E mi sembra che questa sia una cosa già da sottolineare, anche se ci vorrebbe poi molto tempo per approfondire tutti questi argomenti. Però insomma, per farla breve, credo che sia molto dovuto a questa sensazione di perdita di un'identità. Noi non sappiamo più dove andiamo con la nostra cucina, quindi noi cerchiamo disperatamente di trovare qualche cosa o qualcuno che ci insegni come fare. Bene, io ringrazio i nostri oratori e faccio il mea culpa perché anch'io ho presentato dei programmi culinari in TV per il canale satellitare Alice e quindi anch'io sono colpevole, cenere sul tutti siamo colpevoli. E allora ringrazio Alberto Capati, Luca Vercelloni, Carlo Giuseppe Valli e Corrado Piccinetti e vi invito a prendere posto. Una delle cose, maestro, vuole parlare? Scusi, chiedo scusa, non l'avevamo vista. Sono Giorgio Grai, ho sentito parlare di molte cose, c'è una grande confusione che noi stiamo vivendo adesso, ma una cosa che è interessante, o perlomeno per me è interessante, so Piccinini, ha parlato del pesce grasso e la cosa più importante ha parlato del Po e ha parlato dell'Adige e ha parlato quindi di fiumi. Indubbiamente attraverso plancton, indubbiamente attraverso sostanze che noi troviamo nel mare ci sono anche una serie infinita di sostanze tossiche e nocive. Quindi qual è l'influenza dell'accrescimento maggiore? D'accordo la temperatura, d'accordo che a un certo momento ci sono accrescimenti maggiori nell'Adriatico, ma qual è la tossicità dell'Adriatico? Noi abbiamo trovato dei tonni pieni di mercurio, noi abbiamo trovato delle cose che sono indescrivibili, nessuno ne parla, ma gradirei sapere, indubbiamente il pesce grasso rimane più morbido, il pesce grasso è più facile da cuocere, ma questo incremento di peso rapido e tutto questo che succede, quanto è positivo e quanto è negativo in funzione proprio della tossicità di quello che trovano nel nostro mare. Grazie. La sua è una preoccupazione condivisa da moltissimi che stanno nel settore della ricerca, ma anche quelli che mangiano normalmente prodotti ittici. Però deve tenere conto di una cosa, alcuni di questi allarmi, tipo quello del tonno. Io mi ricordo che quando ero ancora studente, che cominciavano i primi anni l'inquinamento del tonno, metilmercurio, quanto ce n'è, eccetera,
hanno fatto l'analisi di tonni che stavano nel museo dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna dal 1880, avevano la stessa concentrazione di adesso. Perché questo? Perché sono organismi apicali, loro mangiano quello che hanno mangiato altri, sia loro si mangiano dei tonnetti, quelli hanno mangiato gli sgombi hanno mangiato delle alici, le alici hanno mangiato lo zooplancton, e quello concentra, è il processo della bioconcentrazione, quindi non è un qualche cosa, solo che lei non credo che mangi il tonno 7 giorni su 7 tutti i giorni dell'anno, perché il tonno si mangia una volta ogni tanto, però non c'è assolutamente nessun rischio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito che a un certo momento con quelle concentrazioni non ci sono assolutamente problemi. Ci sono altri inquinanti, giustamente, perché arrivano in infinità di cose. Per quello che sono attualmente i dati ufficiali che vengono fuori dall'Istituto, il Ministero della Sanità, diciamo l'organizzazione anche dei servizi veterinari, fondamentalmente stiamo abbastanza tranquilli per tutto quello che c'è, perché il nostro prodotto è trattato meglio. Se lei a un certo momento compra del prodotto che gli viene dall'estero, non ha le stesse garanzie di controllo sanitario che ha il prodotto italiano, perché il prodotto italiano viene guardato, certificato, analizzato sotto tantissimi aspetti. Quindi sotto questo può stare tranquillo che non succede. Perché di qui, diciamo, sta più l'acqua dell'Adriatico è verde, non è mica l'acqua dell'Adriatico azzurra come la Sardegna. Quel verde che cos'è? Sono 300-400 mila cellule di fitoplancton per ogni litro d'acqua. Quel litro d'acqua con quell'acqua verde poi sostiene dello zooplancton, che sono degli altri organismi, piccoli gamberetti, piccoli animali, ma piccoli, i quali mangiano. Arrivano le sardine, arrivano le alici, che si mangiano quelli, ed ecco che mangiano. Il grasso varia anche in funzione del ciclo biologico. Lei pensi, uno sgombro mi varia dal 2 al 15% il tenore di grassi che ha, a seconda se sia prima o dopo il periodo riproduttivo. Prima del periodo riproduttivo accumula il grasso, durante il periodo riproduttivo lo utilizza. Ed ecco che allora a un certo momento questo grasso che c'è, ecco perché mangiare la triglia adesso o mangiarla ad aprile non è la stessa cosa, perché adesso, diciamo, la sta accumulando, quando dopo è arrivata la riproduzione lo spende tutto, e quindi a un certo momento ha variato. Ecco quello che dico, le caratteristiche organolettiche di un organismo dipendono da questo. Ma la sua preoccupazione è una preoccupazione condivisa. Qui adesso il discorso potrebbe diventare lunghissimo, ma io lo taglio abbastanza rapidamente, ma se vuole dopo sono a sua disposizione per tutti i chiarimenti o le informazioni, perché è una preoccupazione. Tutti quelli che sono appassionati di pesce la condividono, ma tutti gli alimenti possono avere dei problemi. Si tratta di fare in modo che il prodotto utilizzato in agricoltura non passi nel prodotto finale, che venga raccolto, tutte le cose che hanno questo tipo di problemi. Grazie professore. Comunque abbiamo parlato di molte cose, ma quello che non sono riuscito a capire ancora, d'accordo che ci sia plancton maggiore, d'accordo che a un certo momento ci sono momenti dell'anno e del ciclo di accrescimento che sono diversi, ma quello che io volevo sapere, i fiumi che arrivano, quanto inquinamento portano, perché io ho fatto delle prove di cottura come facevano i vecchi pescatori all'isola di Favignana. E cuocere, i vecchi pescatori prendevano l'acqua di mare e cuocevano il tonno in acqua di mare, e ho fatto queste prove qualche anno fa, l'acqua di mare aveva delle puzze spaventose, sapeva di petrolio, sapeva di tutto, per cui le cose sono profondamente cambiate. E c'è un'altra cosa di cui parleremo poi dopo, che i tonni che rientrano dall'Atlantico per riprodursi vengono pescati dai giapponesi a Gibilterra e non li fanno arrivare nel Mediterraneo perché si inquinano, e i 3 anni che fanno fuori di accrescimento negli Atlantici purificano le carni dei pesci. Ma comunque ne parliamo dopo, perché io la ringrazio perché il tonno è il mio mestiere. Sono nato 45 anni fa nella ricerca a Favignana, facendo la ricerca sul tonno a Favignana, e sono stato ancora 2 mesi fa a Favignana la giornata del tonno, lo seguo da sempre, faccio allora parte della commissione dell'ICCAT, di tutte le cose, quindi la commissione per la... conosco, ma non è esattamente come dice lei, i giapponesi hanno delle quote che... Esatto, può stare tranquillo, guardi, il tonno è abbondantissimo in questo periodo. E viva il pescato locale, lasciamolo dire, noi lo vogliamo promuovere, il pescato povero locale. Comunque grazie, e vi invito a prendere posto, perché adesso siamo nel cuore della nostra
serata. Cuoco, mi raccomando, cuoco e non chef. Questo è uno delle massime di Gualtiero Marchesi, cuoco e non chef. E io penso, ecco, cuoco bisogna dire. È vero. Certo, quindi ogni volta che, io infatti ogni volta che dicevamo chef, Gualtiero sta facendo. Ah. Certo, chef è capo. Tutti i capi. Beh, ma è così anche quando si gioca con i bambini, sono tutti generali, nessuno è il soldatino, no? È così. E quella, diciamolo maestro, quella sua vocazione per la cucina è stata una vocazione che è nata nel ristorante di famiglia al Bezzecca a Milano. Poi dopo è stata una vocazione che è stata messa completamente e sempre in discussione, perché le sue passioni erano il disegno e la musica, ma lei aveva tante doti, aveva l'energia, la curiosità di conoscere, il desiderio di sfidare, di conoscere, di confrontarsi con le altre persone, che cosa facevano gli altri nel mondo, e soprattutto il coraggio. Ebbene maestro, io penso che con queste doti lei avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. In qualsiasi altro campo sarebbe emerso, perché queste sono le doti delle persone che vince. E lei, tra l'altro, era una persona molto versatile, quindi era portata anche in molti altri campi. Ma torniamo al coraggio. Perché ho detto coraggio? Perché a 40 anni Gualtiero Marchesi, sposato, tra l'altro il destino ama gli audaci, era sposato proprio con una concertista di successo, lui che amava tanto la musica, due figlie, un ristorante a Milano di successo frequentato da Agnelli, Visconti, Fellini, Monicelli, lascia tutto perché vuole andare a sperimentare, a vedere in Francia, e torna dalla Francia con una frase bellissima: sono tornato perché ho capito che cos'è la semplicità. 1977 apre un ristorante a Milano, 1977 prima stella Michelin, 1978 seconda stella Michelin, 1985 terza stella Michelin, primo in Italia ad avere tre stelle Michelin. Ma questo non è niente, perché è il primo del mondo nel 2008 a restituirle tutte e tre. E sì. Perché sì, il primo nel mondo è il solo, credo, no? Non c'è nessuno. Questa non la sapevo, maestro. Le restituisce tutte e tre e spiega: vedo questi giovani che faticano per conquistarsi una stella e costruiscono cose astratte e dimenticano che cos'è la vera cucina, il gusto, la semplicità, e fa questo magnifico gesto per lui. Da questo gesto eclatante dovrei ricordare tante altre tappe molto importanti del maestro, ma voglio saltare addirittura al Marchesino, perché lo storico posto dove c'era il Biffi, dove celava Maria Callas dopo aver cantato alla Scala, aprono, Gualtiero Marchesi apre il Marchesino, proprio vicino alla Scala, lui che ama tanto la musica, con una ristorazione che va dalle 8 del mattino alle ore piccole, cioè al dopo Scala. E lui è premiatissimo, è considerato il più grande cuoco italiano più noto nel mondo, che ha portato la cucina culinaria italiana tra le più importanti del mondo, rettore e fondatore dell'ALMA, cucina internazionale di alta cucina, scuola internazionale di alta cucina, è il presidente della Fondazione Marchesi, ha due lauree honoris causa, una dall'Università di Urbino e una dall'Università di Parma, ed inoltre è cavaliere, commendatore, Ambrogino d'Oro. Mi fermo qui, Gualtiero Marchesi. E allora per il premio io vorrei il presidente della Guzzini, Domenico Guzzini qua,
e gli chef stellati Moreno Cedroni e Mauro Ugliassi. Presidente, se lei è d'accordo, io farei la premiazione e poi le darò il microfono, è d'accordo? Bene. Questa, mettetevi al centro perché questa è una foto storica. Prego. Cippi, cippi, ciappi, cioppi, io non metto il microfono. Appunto, sì, ecco. Allora, Presidente, io vorrei per il momento della premiazione anche il nostro sindaco, e con la fascia però, signor sindaco. Allora, facciamo la premiazione e poi do il microfono al Presidente della Guzzini. No. Assolutamente. Questa opera è stata fatta dal maestro Gildo Pannocchia, che è uno scultore marchigiano, che utilizza il nostro materiale acrilico, e quindi è una peculiarità un po' della nostra anche attività, e ha realizzato questo pezzo unico proprio per il primo premio della città di Senigallia. È un onore per me darlo a lei, maestro, perché è la seconda volta che ho il piacere e l'onore di premiarla, perché lei è un ambasciatore del Made in Italy. Io lo considero un grande maestro e tutti lo consideriamo un grande maestro della cucina italiana, e questo è un primato che noi dobbiamo portarlo avanti, perché qui ai suoi allievi, no? Io ne conosco qualcuno su a Milano come Davide Oldani, non come il poeta. Davide lo stesso è un amico che rappresenta il mentore della sua professione come tanti altri, perché ha fatto nascere una scuola veramente di cucina e di grandi chef. Grazie. Io a questo punto però aiuterei il maestro, Pisa appunto, che facciamo signor sindaco? Ecco, e passiamo il microfono al maestro. Grazie, cosa devo dire? Grazie. Devo dire qualcosa? Diciamo che ho sentito tante belle cose prima e avrei dovuto prendere appunti per rispondere a tutte le cose, ma adesso non mi ricordo più niente. Naturalmente questo premio mi onora come tanti altri che ho preso, ed è uno dei più importanti, non perché mi trovo a Senigallia, ma così perché respiro l'aria di casa quasi. Vorrei ricordare che tu hai detto che ho aperto il Marchesino a Milano, ma da 20 giorni ho aperto anche Marchesi, tutta la scala. L'ho diviso in due, la parte davanti diciamo fa il Marchesino, dove viene gente prima della scala, dopo la scala, e la parte interna, la sala centrale. Ho ripristinato tutto il mio stile, dico stile perché ne ho uno, e così faccio Marchesi con una carta diversa, le proposte diverse, e devo dire che se ho un attimo di tempo, non so se ce l'ho, perché le parole non contano poco. Ho portato una chiavetta perché ho imparato a Courmayeur poco tempo fa, mi hanno invitato, no, e poi alla fine è arrivato Alberto Alessi che ha parlato e poi aveva gli slide e continuava a comunicare. Allora dico, adesso torno a casa a prendere una chiavetta anch'io per far vedere le cose che ho fatto. E sì, allora adesso me la porto sempre, ce l'ho sempre in tasca, e mi piacerebbe farvi vedere una serie così volante, senza stare a pagare niente, no, perché sono i fatti che contano, no? E siccome si parla sempre di questa cucina della televisione, è vero, perché è tutto fumo, no? Hanno talmente spinto su questo acceleratore che tutti vogliono fare gli artisti, diciamo così, no? Sprechiamo questa parola. Gli artisti sono sempre pochi, noi abbiamo bisogno di cuochi che cucinano, che facciano la tradizione, che la facciano evolvere, io dico sempre attualizzarla. Vuol dire che se nel parmense, faccio un esempio, visto che sono con la scuola a Colorno,
mangi dei quintali di burro parmigiano sui tortelli, vedi seguito, alla fine bisogna avere il coraggio di toglierli. Un giorno ho azzardato a dirlo ad un oste famoso della Corale Verdi e mi ha guardato e ha detto: ma Marchesi, poi me lo chiedono ancora, gli ho detto: perché non alleggerisci il burro parmigiano? Cioè, no, perché poi me lo chiedono ancora, lui lo mette addirittura, no? E modernizziamo un po', no? Intanto l'uomo non lavora più fisicamente come un tempo, di conseguenza mi sembra che sia giusto anche, e poi andiamo a riscoprire i veri sapori, no? Che sono poi i sapori delle mamme, delle nonne, quelle sì che facevano da mangiare bene, scusate voi cuochi. E poi il cibo di stagione, sì. No, ma poi ecco, adesso avrei tanti spunti quando si parlava della qualità del pesce, delle carni. Il nostro compito, non è il nostro compito è produrre, noi facciamo i cuochi, giusto? Il nostro compito è quello di comprare la materia prima buona e poi è il cliente che deve sapere cosa può mangiare e cosa non può mangiare. Infatti io al Marchesino ho anche l'iPad, il piatto lo faccio io come campione, il cuoco lo deve fare così perché è fotografato, sull'iPad viene pubblicato e il cliente lo sceglie in funzione di quello che vede. Perciò poi faccio sempre questo paragone, non posso mai farne meno, è come la musica, no? Cioè io faccio, oramai mi sono autodefinito compositore, per cui io compongo il piatto e lo do ai cuochi, lo devono fare così. Poi, come nella musica, c'è l'esecutore ci mette sempre qualcosa di suo, basta che non distorca tutto, per cui adesso vedrete una serie di foto volanti così tanto per vedere, e poi io non amo i fronzoli, per cui i miei piatti hanno sempre una centralità, chi mi conosce lo sa, tanto che ultimamente l'anno scorso ho comprato un libro sulla vita, un libro di Schoenberg, che sapete, questo grande musicista, e dopo una ventina di pagine c'era questa frase che metterò in quarta di copertina, il mio libro che sto preparando forse verso la fine, saranno 130-140 foto, adesso ne vedete qualcuna, e questa frase dice: le idee non possono mai perire, lo stile può anche cadere in disuso. Però i miei piatti sono tutti delle idee, adesso le vedrete. Gualtiero, posso dare il microfono ai due chef? Io questo della chiavetta non lo so. Intanto diamo il microfono. A me? Gualtiero, ma io pensa, il mio ultimo libro l'ho dedicato a Gualtiero, sì, era il tuo compleanno, quindi c'avevi un sacco di regali, evidentemente ti è rimasto un angolino, quindi sushi più che mai, perché Gualtiero negli anni 80 ha affrontato per primo il sushi mediterraneo, quindi questo campo che poi io intorno al 2000 ho ripreso, ho portato avanti, è diventata una materia di studio, quindi ecco, mi sembrava giusto e logico, ecco, fargli questa dedica al maestro. E quindi oggi, ecco, io e Mauro siamo qui, però è come se fossimo a nome di tutti i cuochi qui delle Marche, perché tutti vorrebbero essere qui adesso al nostro posto, quindi sicuramente, ecco, portiamo questo messaggio, Gualtiero. Rispondendo al telefono, io conosco Gualtiero Marchesi dalla fine degli anni, si è messo la giacca da cuoco, degli anni 80, sì, perché ero di corsa da altre parti. Gualtiero Marchesi è un cuoco molto importante che ha segnato proprio la storia della cucina italiana. Lui è il primo cuoco che praticamente traghetta la cucina delle trattorie a quella professionale, quella dei cuochi, degli chef patron. È lui che si è inventata la figura dello chef patron. Se non ci fosse lui non ci saremmo noi, e quindi non possiamo altro che ringraziarlo. Grazie Gualtiero di tutto. Sì. Va bene. Le lascio correre i baci, bisogna andare via veloce. Ogni tanto devo dire qualcosa. Questo è un piatto che ho fatto decorare io con un quadro nero, il mio amore per la mozzarella. E poi con la Parodi ho fatto una trasmissione perché a un certo punto, un giorno, mi è venuto un'idea: si mangia la mozzarella col pomodoro, no? Allora ho comprato una siringa, faccio una passata di pomodoro e poi siringo la mozzarella, così quando uno mangia la mozzarella c'è dentro anche il pomodoro. Va bene. Chi è che cambia qua? Niente.
No, niente, questa qui è una foto ancora di Aldo Spoldi, lo scultore che ha fatto questa cosa, era la cucina quando era in Franciacorta. Questo è lo storione così stracciato, diciamo, con le sue uova, che è poi il caviale. Ma è un po' dura, bisogna cambiare la svelta qua. Qui c'era. No, vabbè, adesso troppo. No, questo prima ci tenevo a dirlo perché è un cliente che non vuole mai le salse. Allora io, per dare un po' di contrasto al filetto, gli ho messo i fragoloni di fianco. I fragoloni sapete che non sono dolci, sono acidità. Ogni tanto mangi un fragolone, così interrompi il sapore, sennò diventa monotono, sempre un pezzo di carne così. Questo è un fritto tipo tempura, niente. Ti posso comandarlo io, così andiamo più fretta? Ah, questo è un piatto che amo in modo particolare. Sono penne, miele d'acacia, cannella e pecorino romano. Cioè c'è il dolce, il profumo, e viene da qualche cosa che ho letto di antico, dove c'era della cannella, e io ho interpretato questo piatto così. Come vedete, il piatto è sempre come la carrozzeria dell'automobile, dico sempre. Se comprate un'auto, cosa scegliete? La carrozzeria, no? Allora, il contenitore è quello che esalta quello che c'è all'interno. Questo prima della scala c'è uno chef, in questo caso sono io. Avevo questo carrello bellissimo, e prima della scala, in questo carrello c'è un risotto alla milanese, viene scodellato in una ciotola, infilato in un cucchiaio, e c'è chi lo mangia in piedi, chi va a sedersi e mangia il risotto. Ecco, queste sono un po' le mie composizioni. Questo è uno spiedino di lumache, il mio amore per le lumache è fatto semplicissimo. C'è un parallelepipedo di polenta rosolata e questo spicco di finocchio, per cui c'hanno carboidrati, proteine e le verdure. L'acidità del finocchio contro, naturalmente, il gusto piatto delle lumache e della polenta. E questa una salsa verde. Vedete i piatti? Avete visto lì, c'era un piatto giapponese. E questa è la mia costoletta alla milanese. Come ero stufo di vedere i clienti che dicevano sempre che non era ben cotta, allora io l'ho ridotta a pezzi, così non c'è più nessuno che dice niente, la mangiano così com'è, nessuno ti guarda più. E poi sotto sono fatte le ombre, in modo che, niente, questo passiamo avanti, è un peccato di gioventù. No, però era un bel piatto, vabbè. Niente, vedete che ci sono le ombre, per cui così invito il cuoco a metterlo dove deve metterlo. E poi ogni volta che uno mangia un pezzo rimane l'ombra. Andiamo avanti? A tutta birra? Avanti? Questo ho scoperto questi fogli da un amico giapponese, sono fogli sottili come la carta, ma è legno, è un foglio giapponese. Allora faccio un tartare di manzo condito, sopra c'è un pane croccante alle spezie, e per cui si apre, si toglie questa specie di, come posso, di pinzetta, si apre il foglio e il cliente lo mangia, c'è anche il pane incorporato. Qui ci sono tre versioni, possiamo andare avanti ancora? Perché ci sono tre versioni, no, vabbè. Allora questo è un riso al nero di seppia con le scaglie d'argento sparpagliate, poi ce n'è uno col quadrato d'argento e ce n'è un altro col quadrato d'argento che in Photoshop l'abbiamo tagliato in tre, forse verrà, e l'ho dedicato ai 150 anni della Repubblica Italiana. Il numero uno li ho numerati, l'ho portato al Presidente della Repubblica, che siccome non c'era naturalmente non l'ha mai ricevuto, ho fatto male a lasciarlo. È così, andiamo avanti. Qui voglio far vedere la materia, no? Una costata, un piccolo salamino di contorno per dare un po' una sferzata di sapore alla carne, tutti i contorni, dalla salsa verde, le patate al vapore, tutto, anche il sale. Andiamo avanti. Queste sono quattro maionesi e ogni maionese ha un suo sapore, perciò c'è il contorno, diciamo, sopra è legato sempre alla maionese che c'è sotto. Avanti? Avanti qui, avanti. Questo è uno degli ultimi piatti che si chiama, sapete che diciamo sempre la carne del pesce, è sbagliato, vuol dire la polpa del pesce. Allora io ho fatto carne e pesce. Allora è filetto di branzino e filetto di manzo alternati, di fianco ci sono tre salse. Come vedete c'è anche una pinza che ho fatto fare apposta per prendere questi pezzetti di pesce o di carne, li intingi nella salsa e lo mangi così. Come? Crudo. Carne cruda e pesce crudo, sì. Andiamo avanti.
Ecco, questo vedete ancora, scusate, il piatto che importanza ha? Questo si chiama, non sono un risotto, nemmeno un minestrone, ma sono milanese. Perché c'è lo zafferano, ma non è mantecato. Ci sono le verdure, ma non c'è il brodo, e perciò non è né un risotto né un minestrone, ma sono milanese. E poi mi sono fatto fare questo piatto celeste così, perché vedete come esalta il contenuto. Andiamo avanti. Ecco, io ho voluto dare valore al broccolo che non si vede mai, perché è sempre fuori tutto tagliato, allora io quando servo il broccolo di come contorno lo metto su un piatto così e fuori il metre lo taglia a pezzi e lo condisce, così vediamo anche la materia com'è, talmente bella, che è un peccato. Com'è? No, dipende da quello che ha di contorno, di quello che la base o pesce o la canna secondo. Questo è un altro piatto semplicissimo, sono filetti di triglia, puntarelle e una piccola salsa alle acciughe per dare così un sapore netto. Andiamo avanti. Questo è il mio filetto di vitello alla Rossini, perché il filetto nasce in Francia e nasce di manzo. Noi siamo al paese del vitello, poi io non capisco il manzo con una salsa vino rosso. Allora faccio il vitello, li faccio tutti e tre separati, in modo che il foie gras, questo pezzo in basso è foie gras, lo taglio semplicemente e lo mangio così, perché grasso com'è non mi piace la salsa. Il filetto invece lo taglio e lo intingo nella salsa, cioè lo manovro tutto così. Avanti. No, non è ancora finito, ma questo lo faccio. Sapete che la crème brûlée di solito si vanta 6-7 centimetri, no? E quando faccio una cena un po' lunga così, un menù degustazione vero, alla fine mi sono inventato questo piatto, faccio una crème brûlée leggera e poi con una salsa ai lamponi scrivo sopra fine e poi lo porto per finale per far vedere che è finito il menù. E c'è questo, un altro giochino, è un risotto con un brodo di pesce leggero, poi col nero di siepe scrivo sopra Ecce, poi faccio lo stupido davanti al cliente, dico non ci stava, eccellente, mi spiace, sono Ecce. Ma se non ci divertiamo a fare un po' di... andiamo avanti? Beh, questo è il riso al succo di barbabietola, che è un successo incredibile, nessuno mangia le barbabietole, ma questo risotto al succo di barbabietola è un successo incredibile. E poi c'è questa salsa, una fonduta leggera. Andiamo avanti? Ma perché non finiamo più, Come vedete sempre il contenitore, non ve li faccio notare, questo qui è un altro piatto giapponese, questa è un'insalata di spaghetti integrali, soia, sesamo e dei gamberi, code di gamberi scottate messe sopra. Andiamo avanti? Questo è un giochino, è un risotto e mi sono divertito, avevo uno spray in nero di sepia, faccio con lo spray così, vabbè, sono giochini. Andiamo avanti? Beh, questo è un altro, è un risotto di pesce con su questa spirale del nero di seppia, dei piccoli calamaretti fritti posti sopra. E avanti? Ma volevo arrivare, niente, questo sono io, una volta quando lavoravo. Andiamo avanti? Ecco, questo è il piatto, siccome il riso oro lo facevo col quadrato d'oro, cioè vedete che c'ho anche il distintivo, risotto facevo a Milano e in Franciacorta non poteva fare la stessa cosa, allora mi sono inventato il risotto nero col quadrato d'argento. Adesso faccio riso oro e zafferano versione estiva. Cosa vuol dire? Che siccome il riso oro e zafferano è mantecato, perciò c'è una parte grassa, allora mi sono fatto fare le scaglie d'argento, non lo manteco perché altrimenti il quadrato d'oro sarebbe tutto bitorzoluto, e sparpaglio le scaglie d'argento sopra, e non essendo mantecato naturalmente non è grasso, no? Anche se non è tanto il grasso. E devo dirvi che è un successo, perché una sera un'amica mi ha telefonato per dirmi ti faccio un articolo sul Corriere, ma che buono, perché c'è più intensità di sapore, non viene diluita dal burro che si aggiunge e perciò è più saporito di quell'altro che è mantecato in un certo senso. E questo è il mio grande antipasto di pesce. Questo è un piatto che mi sono disegnato io per fare un menù così, perché dico dopo teatro magari verrà qualcuno e gli faccio un grande antipasto di pesce, che allora facevo o con le verdure
completo o con la carne, e poi era talmente bello nei colori e tutto che è diventato il grande antipasto solo di pesce, spaghetti. Ci sono quattro tipologie di pesce intorno e in mezzo gli spaghetti al caviale. Niente, questo è un semplice zabaglione, andiamo avanti. E questo è un giochino, ma quattro formati di pasta, che perciò conditi tutti con un goccio d'olio e voi mangiate quattro consistenze diverse, perciò la masticazione è diversa, e queste sono cose mentali mie, ma io troppo è bello il piatto. Ah, quello era un baccalà con la polenta, questo è un filetto di pesce, era filetti di pesce persico, micare, con la risotto con l'osso buco. Il mio risotto con l'osso buco non è mantecato, perché ho scoperto che naturalmente c'è stato uno che ha fatto l'errore di fare il risotto, poi ha messo sopra il risotto mantecato. Come? Non ho capito. Ah, questo, allora questo è merluzzo sfogliato alla russa. Ah, il dripping, questo Jackson Pollock sgocciola sulla tela, io sgocciolo sul piatto. È un piatto bellissimo. Poi naturalmente non può essere uguale sempre, per cui è importante il concetto, no? Poi ognuno spruzza a modo suo sopra. Questi sono dei filetti di pesce così molto semplici. Questo è, c'era un tale che aveva fatto stravaganza mediterranea, io ho fatto stravaganza marchesiana. Questo è ancora un tartare di storione con le sue uova. Questo viene, e questa è una calamarata, cioè dei calamari, ho fatto fare il piatto fondo nero e poi così semplicemente cotti e messi sopra, poi se uno volesse una salsa. Questo qui è ispirato a Michelangelo Pistoletto, un artista, un amico, qui non si vede purtroppo, c'è sotto lo specchio, è una dadolata di salmone, salsa allo yogurt, penne d'aspargi e uova di salmone. Questi sono i cappelletti anche in brodo, perché li metto a parte, così se uno vuole metterci il brodo, se no. E questo è interessante, sono due versioni, questo è la minestra estiva, poi c'è quella invernale, perché lì c'è pecorino, olio e pomodoro, quella invernale c'è parmigiano e brodo. Questa viene da un'idea, perché in Spagna ho mangiato a Madrid in un ristorante che mi ha dato la minestra, io la minestra si aspettava il brodo, invece erano delle verdure passate nella farina, non si capiva neanche, buono, ma così, allora dico faccio la minestra, e così è qua. Queste sono le animelle, semplicemente dorate. Ecco, questo è il mio riso e oro. Questo, quando qualche rivista straniera mi chiede un piatto, mando via sempre quello. Un giorno un amico mi dice, ma mi dice? Dico, guarda, quando torna la rivista, in mezzo a tutti gli altri, il mio svetta. Questo è un vecchio piatto, è marbré di lepre. Questo, anche questo, è ispirato a un quadro di un amico, una pera semplicemente cotta al vin rosso con due tegole di colore diverso. E questo è il famoso raviolo aperto che hanno copiato un po' tutti. Questo è il mio vitello tonnato, invece di farlo a fettine faccio un filetto intero a salsa tonnata, dei pezzetti di sedano intorno. Ce n'è ancora? E questo è un altro piatto al quale tengo moltissimo, perché un giorno mi viene in mano un pacchetto di spaghetti e dico, ma guarda che belli dritti così, perché dobbiamo rotolarli sempre? Allora ho fatto fare una forma, un cilindro che si apre in lungo, tutto bucherellato, cuocio gli spaghetti così nell'acqua bollente, salata, poi li raffreddo, perciò li devo risalare, e li ho chiamati così. Voi sapete che c'è un piatto, non so, milanese, senz'altro, che si chiama gli uccelli scappati, che non sono gli uccelli, se no non sarebbero scappati. Allora questa è condita, l'ho chiamata insalata di spaghetti alle acciughe scappate, perché non ci sono le acciughe, c'è la collatura delle acciughe. Siccome della collatura non mi piace l'odore, però il gusto è buono, allora li ho fatti freddi. Poi c'è il pane grattugiato tostato, che si usa in Meridione e Sicilia, così non va ad infliggere un altro sapore come il formaggio. Questo è croccante ed è piacevole così. Ah, questo è il goulash di tonno. Voi sapete che il goulash è metà manzo e metà cipolla. È una salsa vino rosso con dentro della paprika. Io faccio la salsa vino rosso con dentro la paprika, le cipolle, cioè il tonno non va ben cotto, allora faccio scottato, poi lo taglio a pezzi, la salsa sotto, i cipollotti prima sbianchiti, poi rosolati, messi infilati sopra così. È un piatto che io amo moltissimo questo. C'è ancora? Basta, finito?
Ah, eccolo qua, per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questo è fatto in Photoshop. C'è ancora? L'ultima. Era l'ultima. Bene. Abbiamo finito in bellezza, visto? Grazie maestro, grazie. Noi le facciamo ancora un grandissimo applauso. E concludiamo con un omaggio floreale a lei, con un omaggio floreale che adesso le arriverà. Un omaggio floreale? Sì, un omaggio floreale. Non so da che parte. Ah, eccolo. E un omaggio musicale. Un omaggio musicale che le sarà particolarmente gradito perché è di una grandissima artista. Allora, Lucrezia, che è mia nipote, la figlia di Simona e di Enrico Dandolo, che è qua da qualche parte, sarà andato a prenderla, che è un piccolo fenomeno, e adesso fa un concorso in novembre. Va bene. È bravissimo, tutti sono bravi, adesso però. Vedete, sì. Ecco. Come uno dei più grandi pianisti al mondo. Sì, è vero, è bravissima. E anche quando si suonano in trio, hanno vinto moltissimi premi quando suonano in trio, il trio Dandolo. Allora, io vi ringrazio, ringrazio il maestro, non so se... Oh, che carini, grazie. Grazie. Abbiamo finito, invito tutti a prendere posto per assistere al concerto. Non so se Michele è arrivata la... Ah sì, eccola, la vedo, bellissima, elegantissima. Allora, per presentare, io vi invito tutti quanti a scendere. Il maestro vuole presentarla lei? Vuole presentare lei? Lucrezia Dandolo. Prego. Cara Lucrezia, per presentarti con il nonno io dovrei cominciare come una fiaba per dire: c'era una volta una famiglia che viveva in grande armonia, e armonia proprio armonia musicale, perché la mamma... Oh, da parte di mia moglie 5 generazioni di donne musiciste, non ci si salva. Pensi, la mamma di Simona si chiama Simona Marchesi Dandolo, è una brava arpista, è un ottimo insegnante, una grande. Il padre, Enrico Dandolo, è violinista e pittore. La zia, Paola Marchesi Magada, è pittrice, scultrice e violinista. I cugini, Michelangelo e Clio, suonano flauto, traversa e piano. E la nonna, Antonietta Cassisa Marchesi, è pianista. E la nonna di Lucrezia è cresciuta in un ambiente eccezionale, perché nella sua casa milanese, quando si facevano le feste, nel salone allestivano un palco. Salotto Cassisa. Ecco, il salotto Cassisa, in questo palco si esibivano tenori, cantanti che erano loro amici. Sì, devo dire, perché mia suocera è stata un grandissimo soprano, e quando si presentava, aveva cantato alla dedica di Mascagni, ha cantato con i grandi tenori dell'epoca, la Volivoldi, Gigli, è arrivata alla Scala, aveva la voce, a 27 anni aveva perso la voce, la voce cadente. Sì, sì. L'aveva forzata troppo, forse? Eh sì, aveva sforzata molto, vabbè, peccato. Non abbiamo neanche una registrazione, questo è un peccato. E io parlavo del trio Lucrezia, no? Con Guglielmo e Bartolomeo, giusto? Avete avuto tanti premi. Ecco, io so per esempio che tu ti sei perfezionata a Colonia con Piotr Anderzeschi, no? No? Alle Jacob Loge. Allora devi far correggere internet. Sì. Sì, perché e poi c'è un scritto così. Poi c'è un grande pianista. Contesta. Poi c'è e un poi grande pianista. Avete vinto tanti premi insieme, giusto? Sì, abbiamo fatto molti concerti in Italia e niente, adesso ci stiamo perfezionando col trio, quindi... No, lo parlava invece che adesso avrai un esame molto importante. Un concerto in novembre, sì. Un concorso a Venezia, sì. Il premio Venezia per i diplomati l'anno scorso. Ecco, perché tu ti sei diplomata, quanti anni hai? 18. 18, sei giovanissima. E questa sera che cosa ci farai ascoltare? Per primo, la sonata numero 2, opera 22 di Schumann,
In seguito il sonetto 104 del Petrarca di Liszt e per ultimo la dodicesima rapsodia di Liszt. Benissimo, io... Dica, maestro. No, niente. No, io volevo solo ricordare che il maestro dice sempre che la musica, la grande cucina è una sinfonia di sapori e nella musica, come in cucina, si lavora di squadra. Certo. Mentre invece i tre dandolo dicono, noi dandolo cuciniamo musica. Allora buona cultura. C'è sempre qualcosa da imparare. Allora. Lasciamo al lavoro. Lucrezia, dandolo, Marchesi.
Lucrezia, Lucrezia, ti prego, Lucrezia. Lucrezia, ho i fiori per te. Ma quanto sei brava, Lucrezia. È brava, è bravissima. È meravigliosa. E mi piace che questa serata è cominciata con un applauso al grande Marchesi e termina con un applauso alla giovane Marchesi. Brava. Ora do l'appuntamento a tutti coloro che hanno prenotato per il convivio all'albergo City, qui vicinissimo, però permettetemi una cosa personale: volevo ringraziare Elio Palombi, gastronomo e enogastronomo colto, raffinato, sensibile, appassionato, marchigiano ma anche della sua terra, per avermi invitato a questa trasmissione e facendole complimenti per tutte le sue meravigliose idee e iniziative. Grazie Elio, e naturalmente a Mariolina. Allora, a tra poco all'Hotel City, maestro. Posso concludere con una frase bellissima che cito sempre, non posso fare a meno di dirla. È una frase di Toulouse-Lautrec, sapete tutti chi è, anche perché in questi giorni ho ritrovato finalmente il libro che qualcuno si era perso, un libro di ricette. E da lì comincia, scusate, la mia collezione di aforismi, che ne ho almeno 2000. Comunque questa è la prima. In ogni arte, e ciò vale anche per la cucina, la grande raffinatezza consiste nella sintesi e nella semplicità. Evidentemente bisogna rifarsi alla tradizione, ma bisogna dimenticarla, senza tuttavia tradirla per negligenza o per non volerne tenere conto. È così che si diventa dei cuochi senza pregiudizi, degli anarchici che nella confezione di un piatto riconoscono soltanto la legge dell'equilibrio imposta dalla natura. Toulouse-Lautrec. A tra poco, quindi, e a tutti gli altri che invece non desiderano intervenire, grazie di aver passato con noi questa serata. Grazie.